40's a new 30 and baby you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me baby, a better yes. Freak me baby, yes yes. I'm freaky baby, I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes, they love to get a little nasty now. This ain't a game, you'll see, you can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí, and let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the will. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí and let it rain over me. Dicono che nella vita i soldi non contano, ma è davvero così? No, contano. Perché? Ma senza soldi cosa fai? Ma se vincessi a Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? Scappare via, non dirlo a nessuno e comprarmi una casa in America. Perché proprio una casa e non iniziare da un'auto o da qualche altra cosa? Perché l'auto ce li ho. Tra amore, salute e soldi, cosa metteresti al primo posto? Penso la salute. E infatti, perché poi senza salute... Senza salute che cacchio fai? Come stai trascorrendo quest'estate 2011? Ma diciamo che non è andata tanto bene perché ho avuto dei problemini, però pazienza, esco lo stesso, mi diverto con gli amici. Sono appena iniziate le tue ferie? No, ancora no. Ancora no, quando inizieranno? Ad agosto? Penso di sì. Dove andrai di bello? Ma io quest'anno volevo andare fuori, ma siccome ho avuto problemi con la macchina non penso proprio. Quindi rimarrai nella nostra bella Sicilia, non c'è bisogno di andare fuori, dai, da Biancavilla, mi hai detto che sei di Biancavilla. Sì, qualche giorno al mare, a Tormina, fuori, si sa, queste cose sicuramente sì, però vacanza vera e propria quest'anno no, purtroppo. Non credo. Perché non credi? Perché i soldi ti aiutano, non è tutto ma ti aiutano. Se vincessi il Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? Un bel viaggio. Perché proprio un viaggio, una casa, una macchina? Poi dipende, una macchina, la casa, però prima un viaggio. Un mese, via, fuori. Nessuno. Tra amore, salute e soldi, cosa metteresti al primo posto? Salute, soldi e amore. Come si svolge la giornata tipo di un bagnino? Così, soprattutto guardando il mare, senza mai cercando di distrarsi quando meno è possibile. Ti è mai capitato di soccorrere bagnanti? Fino a qualche settimana fa. Tipo cos'è successo? Tipo una situazione tipica della playa, che quando c'è il mare mosso si genera quella corrente che porta alla deriva. Erano bambini o persone adulte? Ragazzi. Si dice che nella vita i soldi non sono tutto, ma è davvero così? Sì, per me è davvero così, ci sono tante cose belle, tipo lo sport o comunque non si vive di solo denaro.
Cioè il denaro serve per vivere, sì, però non si vive di solo denaro, ecco. Se domani vincessi a Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? La prima cosa che andrei a fare è tipo sistemare tutta la mia famiglia, mia mamma, mia sorella. C'ho un altro fratello, anche per me stesso, per il mio futuro. Quindi, come abbiamo ben sentito poc'anzi, metteresti tra salute, amore e soldi al primo posto ovviamente la salute. Sì, sicuramente la salute. Si dice che nella vita i soldi non sono tutto, ma è davvero così? Penso proprio di sì, non sono tutto. Perché? Forse la salute è la cosa più importante. Senza salute, anche se c'hai i soldi, non è fatto niente. Se domani vincessi il Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? Farei un viaggio e non tornerei più. Non torneresti più? Dove andresti? Mi trasferirei fuori, in un altro mondo. Perché questo cambiamento radicale? Sì, per cambiare. Per cambiare vita, amici, facce, cambiare aria del tutto. Cambiare tutto proprio. Sono appena iniziate le tue ferie? No, io in ferie ci vado dopo il Ferragosto. Perché prima lavori? Sì, ancora sto lavorando tuttora. 15 giorni di ferie, cioè vado a Malta. No, non è così. Vi siete rivolti alla persona sbagliata, perché comunque secondo me quando dicono la salute è tutto nella vita non è così, perché salute e denaro stanno allo stesso posto per me. Poi se domani vincesse il Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andrebbe a fare? Intanto un bel viaggio di 2 mesi e poi aiuterei comunque persone in difficoltà. Sì, che stanno male comunque, sì. Sono appena iniziate le tue ferie? No, ancora no. Inizieranno ad agosto? Eh? Inizieranno ad agosto, dico. Sì, agosto. Di dove sei? Abito a Catania ma sono di Enna. Tra salute, amore e soldi cosa metteresti al primo posto? Salute, amore e soldi.
Se domani vincessi al Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? Innanzitutto trasferirmi. Dove? Perché l'intervista è partita da lei e ora sta passando a me. Dove? Dove? Non lo so, in un posto carino. Tipo? Boh, non lo so. E invece te, se decidessi, se vincessi alla Superenalotto, cos'è che faresti per prima cosa? Mi comprerei una bella villa. Una sola? Vabbè, una fra le tante. Regale a me. Poi dopo? Poi dopo non lo so. Amore, soldi e salute. Al primo posto cosa metteresti? Amore, salute e soldi. E invece te? Io cosa metterei al primo posto? Prima l'amore, poi i soldi e poi tutto il resto. No, è la salute prima dei soldi, perché se non hai la salute mi sa che non puoi fare nulla. Tutto, amore, salute, soldi, tutte cose. La salute, poi l'amore e alla fine soldi. Capanna. Se domani vincessi al Superenalotto, quale sarebbe la prima cosa che andresti a fare? In questo momento così, insomma, le cose più basilari. Vabbè, tipo? Tipo un viaggio. Inizieresti dal viaggio per proseguire con cosa? Una villa. Una villa? Sono appena iniziate le tue ferie? No, no, ancora no. Ad agosto inizieranno. Dove andrai di bello? Non si sa ancora. Deciderai all'ultimo minuto? Top secret. Se i soldi non sono tutto, figuriamoci la miseria. No, oddio, non sono tutto. Il denaro è semplicemente un'energia come tutte le altre, quindi va semplicemente gestita. Bisogna anche un po' connettersi con essa, spenderlo tranquillamente, donarlo e nient'altro. Tra amore, soldi e salute, cosa metteresti al primo posto? Sicuramente la salute, quella è la prima cosa. Poi, vabbè, tra amore e denaro, due cuori e una capanna. Ma nel momento in cui c'è comunque un buon rapporto con il denaro, non ha grande importanza. Più che altro è l'amore, dai. La primissima cosa che farei, intanto, un po' una sistemazione delle finanze, quindi fondi pensione, fondi di investimento e tutta sta roba qua. Detto questo, essendo un iscritto della EOP, fra l'altro un team leader, quindi da tanti anni, se avessi quei magari così 60 milioni, comprerei un bel terreno a Catania, costruirei una bella struttura da donare all'associazione per scopi di volontariato, protezione civile e quant'altro. Questo a livello un po' pubblico. Poi nel privato sicuramente farei tanti viaggi interessanti e poi tantissimi soldi li darei in beneficenza e basta. Ancora non ho deciso come usarli, ecco. Sono appena iniziate le tue ferie? Diciamo di sì, più o meno. Vabbè, ancora a luglio un po' si lavoricchia, si cerca di cambiare lavoro, ma le ferie in realtà iniziano un po' per tutti ad agosto, il mese classico delle ferie è quello.